Lo spirito di Assisi torna a soffiare sulla città di San Francesco, 30 anni dopo la storica giornata mondiale di preghiera delle religioni per la pace voluta da San Giovanni Paolo II il 27 ottobre del 1986. Nella città del Poverello si stanno ultimando i preparativi per accogliere i 511 rappresentanti di 9 fedi diverse che dal 18 al 20 settembre parteciperanno all'incontro Sete di Pace, Religioni e Culture in Dialogo, organizzato dalla comunità di Sant'Egidio, dalla diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e dalla famiglia francescana. Il 20 settembre Papa Francesco raggiungerà Assisi, per la terza volta nel suo pontificato, per partecipare alla giornata conclusiva. Il pontefice sarà accolto alle 11.30 nel Sacro Convento di Assisi dal custode padre Mauro Gambetti e dai rappresentanti delle principali confessioni cristiane e altre religioni, e insieme raggiungeranno il chiostro di Sisto IV, dove il Papa saluterà singolarmente ogni rappresentante. Qui abbiamo incontrato padre Gambetti. Credo che sia importante, ecco, questo appuntamento, questo incontro per rilanciare questo impegno, appunto, sempre più diffuso, sempre più di tutti, per costruire la pace, a partire dalla preghiera, perché è nella vita spirituale, soltanto se si attinge tutti alla dimensione spirituale che si può anche aspirare a portare i valori umani a piena realizzazione, i valori a cui aspiriamo a piena realizzazione. A partire dalla preghiera, ma anche è fondamentale potersi incontrare, chiaro, non solo negli eventi, anzi, quotidianamente, ma ecco, alcuni appuntamenti creano anche le condizioni per l'incontro e per costruire reti che altrimenti difficilmente, ecco, si potrebbero comporre, si potrebbero costruire. Dopo il pranzo nel refettorio del Sacro Convento, che 30 anni fa accolse anche Giovanni Paolo II e i suoi ospiti, il Papa incontrerà singolarmente i 5 principali leader religiosi, dal Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I all'Arcivescovo di Canterbury Welby, con il rappresentante musulmano e quello ebraico. Alle 16 è previsto il momento di preghiera per la pace in vari luoghi della città per le diverse fedi. Papa Francesco parteciperà alla preghiera ecumenica dei cristiani nella Basilica Inferiore di San Francesco. Insieme ai rappresentanti delle altre religioni, come nel 1986, i cristiani raggiungeranno per la cerimonia conclusiva il palco in Piazza San Francesco. È dove abbiamo incontrato Alberto Quattrucci, che per la comunità di Sant'Egidio si occupa da 30 anni di organizzare gli incontri uomini e religioni che hanno portato nel mondo lo spirito di Assisi. Fin dalle origini gli ingredienti, diciamo, dello spirito di Assisi sono sì l'incontro, il dialogo, il dibattito, l'amicizia, ma sostanzialmente la preghiera innanzitutto, no? L'appello di Giovanni Paolo II che per un giorno si fossero fermate tutte le guerre nel mondo mi sembra molto importante, ma l'invocazione di pace da Dio, quindi la preghiera è un aspetto fondamentale, ma la preghiera non è spiritualismo. La preghiera è ribellione, è grido contro la violenza. Uno degli atteggiamenti fondamentali credo che sia quello dell'umiltà con cui ci rapportiamo tra noi e ci rapportiamo anche con col mondo, con il creato, con l'Altissimo. Se coltivassimo l'umiltà credo che davvero sarebbe molto più semplice anche veder fiorire la pace. Quando la sera di quel 27 ottobre dell'86, proprio su questa piazza, Giovanni Paolo II disse: la pace è un cantiere aperto a tutti. E allora vorrei dire che da allora la comunità di Sant'Egidio, spinta, invitata dal Papa stesso, continuate a diffondere lo spirito di Assisi nel mondo, ecco, ha arruolato, vorrei dire, o ha accolto nel cantiere della pace tanti operai appartenenti a fedi, a culture, a tradizioni religiose differenti, che hanno costruito case di pace in paesi dove c'erano conflitti, dove c'era la guerra. Penso fin dalle origini, nel 92, qualche anno dopo, al Mozambico, il 4 ottobre a Sant'Egidio fu firmata la pace dopo 16 anni di guerra interna, di guerra civile. Dopo 30 anni credo che si senta questa rete, che si senta questa potenzialità grande, e di fronte a una situazione mondiale così chiaramente descritta come non mai, come una terza guerra mondiale a pezzi, insomma, parlare di sete di pace quest'anno vuol dire accogliere tante domande, tante istanze, ma anche assumersi una grande responsabilità per il futuro. Sulla piazza San Francesco, dove 30 anni fa i rappresentanti delle religioni del mondo pregarono per la pace alternandosi sul palco, e dove nel 2011, a 25 anni dal primo incontro, si chiuse quello promosso da Benedetto XVI, alcuni leader leggeranno il proprio messaggio.
Poi il Papa pronuncerà il suo discorso, sarà letto e firmato un appello di pace e la cerimonia si chiuderà con lo scambio della pace tra i presenti. Ancora Alberto Quattrucci. Non è una celebrazione fine a se stessa, del resto, nello stesso spirito di Papa Francesco, il dialogo interreligioso non è un fine, non è un salotto di ben pensanti o di gente che piace dire siamo tutti uniti, che bello che stiamo insieme, ma il dialogo interreligioso è un mezzo. È un mezzo forte, deciso, coraggioso, audace per costruire la pace. Insomma, i rapporti tra Stati Uniti e Cuba non è una favoletta. I grandi progetti di Papa Francesco nel dialogo tra religioni non è una favola, è una realtà. Oggi forse è la realtà più seria anche da un punto di vista di politica internazionale. La sera del 20 settembre prossimo, martedì 20 settembre, dopo un minuto di silenzio per tutte le vittime della violenza, della guerra, del terrorismo nel mondo, verrà proclamato questo forte appello di pace che poi sarà firmato dal Santo Padre e dagli altri rappresentanti religiosi e 30 bambini di tutti i paesi del mondo, di tutte le confessioni, saliranno sul palco e dai religiosi riceveranno un rotolo di questo appello e lo consegneranno nelle mani dei politici e degli ambasciatori delle nazioni. Allora, dalla religione sale un appello verso i politici, quello di lavorare insieme per costruire il bene comune.